Esercizio 6.17, l'efficacia di un insetticida. La percentuale di mortalità degli insetti dipende dalla quantità di insetticida usata. Ovviamente la mortalità cresce all'aumentare della quantità di insetticida, ma non raggiunge mai il 100%. La mortalità è sempre positiva. La mortalità è del 50% con 10 grammi di insetticida e del 56% con 11 grammi di insetticida. Trova una funzione che possa rappresentare questa situazione. La funzione è la funzione logistica, che ha questo andamento dove sono riportati la mortalità degli insetti in percentuale, Y in percentuale, in funzione dei grammi X utilizzati di insetticida. Naturalmente la funzione ha senso solo per quantità positive, quindi per le X maggiori o uguali a 0. Comunque la funzione matematicamente si estende anche per le X negative. La mortalità cresce con la quantità di insetticida utilizzata, ma c'è un momento in cui la rapidità di variazione, cioè la crescita, è più ripida di tutti. Questo si verifica in corrispondenza di un particolare valore x con 0 di insetticida. Dopodiché la funzione va in saturazione e in quanto si tende ad uccidere tutti gli insetti presenti. Quindi vi è una mortalità asintotica del 100% con una quantità di insetticida che tende all'infinito. I dati del problema sono proprio l'asintoto al 100%, il passaggio della funzione per l'origine, perché usando zero quantità di insetticida non muore nessun insetto, e poi il passaggio per questi due punti corrispondenti a 10-11 grammi di insetticida che uccidono il 50 e il 56% degli insetti. Quindi sono quattro condizioni e anche questo ci spinge ad utilizzare la funzione logistica, perché la funzione logistica ha quattro parametri. Infatti questa è l'espressione della funzione logistica. Tra un po' vediamo meglio il significato intuitivo di ciascuno di questi quattro parametri, che sono i due coefficienti a e b, k e x con 0. Per spiegare il senso intuitivo di questa espressione, semplifichiamola al massimo ponendo i parametri a e b uguale a 1 e togliendo il parametro x con 0, quindi x con 0 uguale a 0. Quindi rimane la funzione 1 diviso 1 più e alla meno kx più b uguale a 0. Quindi attenzione, mi correggo, a lo poniamo uguale a 1, b uguale a 0. E quindi otteniamo questa funzione, che è la funzione logistica di base. Intanto vediamo per quali punti passa. Quando x è 0 e alla 0 fa 1, quindi il risultato è un mezzo, quindi passa a 0,5 d'altezza. Questa è l'intercetta, cioè l'intersezione con l'asse y. Poi facciamo il limite di questa funzione per x che va all'infinito, quindi all'estrema destra, e alla meno infinito viene 0, e quindi rimane come risultato il valore 1, quindi ha per asintoto la retta orizzontale y uguale a 1. Facciamo il limite all'estrema sinistra, quindi per x che va a meno infinito. In questo caso viene l'esponenziale di più infinito, cioè e alla più infinito, quindi l'esponenziale diventa infinitamente grande. Questo denominatore diventa infinitamente grande, quindi 1 su infinito praticamente fa 0. Quindi questa funzione tende a 0 all'asintoto, quindi all'asintoto come asse x. Perciò questa funzione logistica di base è compresa tutta in una fascia tra 0 e 1 in altezza. Passa esattamente a metà di questa fascia ed è più o meno ripida al momento del passaggio in base al valore di k. Si può infatti dimostrare che se il valore di k è molto grande, la funzione è molto ripida, quindi rimane molto bassa, poi improvvisamente passa a metà e si schiaccia subito sull'altro asintoto. Se invece il valore di k è molto piccolo, la funzione è molto più dolce. Passa sempre per metà, però si schiaccia sugli asintoti molto più lontano. Ora iniziamo a complicare questa funzione logistica mettendoci vari parametri. Cominciamo aggiungendo il parametro b, che è un semplice parametro di traslazione in alto o in basso. Per esempio, in alto se b è una quantità positiva. Quindi questa funzione logistica viene sollevata. La fascia che la comprende non è più tra 0 e 1, ma sarà tra b e 1 più b. L'equazione diventa questa, la stessa di prima più b. Oppure potevamo partire dalla funzione logistica più semplice,
E invece di aggiungere il parametro B, modifichiamo il parametro al numeratore, quindi anziché 1 ci mettiamo il valore A. Per esempio A maggiore di 1, 2, 3, 4. L'effetto di questo fattore, di questo parametro A, è quello di aumentare l'ampiezza di questa fascia. La funzione logistica non sarà più compresa nella fascia 0,1, ma nella fascia 0A. Infatti, se noi facciamo il limite a più infinito, questo limite fa a, in quanto l'esponenziale va a 0, quindi rimane a diviso 1. Viceversa, il limite per x che va a meno infinito non cambia, perché il denominatore diventa comunque infinitamente grande e quindi questo limite rimane 0. Quindi finora abbiamo visto il ruolo dei due parametri a e b, abbiamo detto che a solleva l'altezza della fascia, e B invece trasla tutto in alto o in basso, se è negativo. Quando mettiamo insieme i due parametri A e B, abbiamo entrambi gli effetti. Abbiamo una fascia più alta di ampiezza A, come visto in questa figura, ma il tutto è anche traslato, per esempio, in alto di una quantità B positiva, o in basso se è una quantità B negativa, e questa è l'equazione. Finora abbiamo studiato i tre parametri A, B e K, rimane da studiare il parametro x con 0. Quando noi andiamo a modificare l'ultima equazione vista, cioè questa, introducendo il parametro x con 0 qua sotto, in questo modo otteniamo questa funzione che rispetto a quest'altra di prima è semplicemente traslata a destra o a sinistra. Se x con 0 è un valore positivo, allora la funzione logistica è traslata a destra di quel parametro x con 0. Se x con 0 è negativo, la funzione logistica è traslata a sinistra. A questo punto possiamo riepilogare tutto lo studio della funzione logistica completa con tutti e quattro i parametri. Questa è la formula, l'equazione della funzione logistica, l'espressione della funzione logistica completa. Cominciamo a vedere che succede quando x vale x con 0. Si annulla l'argomento dell'esponenziale, quindi l'esponente. Quindi l'esponente diventa e alla 0, cioè 1, e di conseguenza il valore di y è a mezzi, a diviso 1 più 1 più b. Quindi questo è il punto in corrispondenza del valore x uguale x con 0. Questo valore x con 0, diciamo per esempio che è spostato a destra, e è il punto dove c'è il cambio di concavità, cioè c'è il flesso a tangente obliqua. È il punto dove la funzione logistica presenta la massima rapidità di variazione, cioè la massima derivata, il punto dove la pendenza della retta tangente è massima. Normalmente questo punto si trova in corrispondenza di x uguale a 0 se non c'è la traslazione orizzontale, cioè se qui fosse alla meno kx. In presenza di traslazione orizzontale, questo punto di massima pendenza si trova spostato a destra o a sinistra di una quantità x con 0. Poi andiamo a fare i due limiti al meno infinito e a più infinito. Come abbiamo visto prima, a meno infinito questo esponenziale diventa infinitamente grande e quindi al denominatore abbiamo un valore infinito. Perciò abbiamo a diviso 1 più infinito più b, ma a diviso 1 più infinito è 1 0 più b è 1 b più, vuol dire che c'è a sinistra l'asintoto orizzontale al valore b, come si vede in questa figura, asintoto orizzontale a sinistra, valore y uguale a b. Invece il limite a più infinito, l'esponenziale va a 0 perché viene e alla meno infinito, quindi rimane a diviso 1, quindi 1 a meno più b, quindi vuol dire che la funzione si porta al valore a più b da sotto. E infatti ecco qua, la funzione si avvicina asintoticamente ad a più b da sotto. A più b è il valore dell'asintoto orizzontale. Ora finalmente possiamo impostare le quattro condizioni del nostro problema per ricavare i quattro parametri e quindi la funzione logistica adatta. Ricordiamo che le quattro condizioni erano a più b, cioè l'asintoto pari a 100. Ed ecco qua la prima condizione. Poi abbiamo il passaggio per l'origine. Questo vuol dire che quando la x vale 0, la y vale 0. Quindi y vale 0 in corrispondenza di e alla meno k 0 meno x con 0. Quindi sostituendo x uguale a 0 viene e alla più k x con 0. E poi ricopiamo più b.
E poi abbiamo il passaggio per questi due punti che corrispondono alla X 10 e 11 grammi e alla mortalità 50 e 56%. Quindi sostituiamo la X una volta 10 grammi, eccolo, e un'altra volta 11 grammi, eccolo qua. E in corrispondenza la mortalità diventa Y uguale 50 oppure 56%. Queste sono le quattro equazioni, quindi un sistema 4x4, nel senso che ha quattro incognite. Quattro equazioni, quattro incognite, che sono i quattro parametri A, B, K, X con 0. È un sistema piuttosto complicato da risolvere perché due delle quattro incognite compaiono all'esponente, quindi si tratta di equazioni esponenziali.